Sono Davide Bettella, l'eleganza in difesa. Io gioco difensore centrale, è un ruolo in cui si ha molta responsabilità. Il maggior compito del difensore centrale è quello di difendere la propria porta, aiutare la squadra, avere tanta personalità e anche una buona impostazione per dar via alla manovra offensiva. Ho iniziato da piccolo come centrocampista, poi col passare degli anni mi hanno spostato in difesa, dove ho trovato la mia miglior posizione, diciamo. Mi piace giocare in difesa perché mi piace impostare, mi piace dar via appunto alla manovra offensiva e poi soprattutto perché mi piace la sfida tra attaccante e difensore. Davide Bettella è un difensore centrale che ha ottime doti tecniche, di qualità per il ruolo, è un giocatore attento anche tatticamente, è un ragazzo sveglio, uno che dietro riesce a guidare anche la linea difensiva. All'interno del gruppo ha un suo ruolo, nel senso che sa farsi voler bene da tutti. Qui è riuscito ad imporsi in una squadra di più grandi, appunto per questo motivo, perché comunque è un ragazzo che ci sa fare, sa dire le parole giuste al momento giusto, anche se non è spesso e volentieri molto loquace. Io sono arrivato all'età di 14 anni qua a Milano, l'ultimo anno a Padova sono stato chiamato dall'Inter appunto, in particolare da Giavardi. La prima volta che ho visto Davide è stato nella stagione 2013-14, era un derby importante alla Piani, Padova-Vicenza. Lì fu il primo incontro che ho avuto in forma diretta con Davide e già da allora mi colpì il suo modo di giocare in forma in maniera intelligente, il suo modo tranquillo e pacato di essere un leader positivo per la squadra e per i compagni. Vivo al Siloe, sono in una stanza tripla con due miei compagni che sono Davide Merola e Nicolo Zaniolo. Ho un legame molto bello con loro, ci troviamo benissimo. È un ragazzo molto simpatico con cui uno può sempre scherzare con lui e quando c'hai qualche problema puoi sempre rivolgerti a lui perché gli dà sempre una mano. Ci conosciamo da più o meno 10 anni perché abbiamo giocato a Padova insieme fino a quando siamo piccoli. Il nostro rapporto ormai è come due fratelli. Qualsiasi cosa magari dobbiamo dirci in faccia che può essere brutta o meno ce la diciamo senza scrupoli perché ormai il nostro rapporto è così. I'm telling the truth, I'm lying like a dog, 'cause I'm saying what I want. Il rapporto con la vittoria è sempre uno stimolo importante, perché Davide, nonostante sia un ragazzo giovane, ha degli obiettivi molto chiari. Penso che vincere sia la cosa più bella che esista per il calcio. Vincere aiuta a crescere. Ovviamente ci sono quei momenti in cui purtroppo vieni sconfitto, ma sono un ragazzo che non prende la sconfitta come una cosa che capita, ma come una cosa che aiuta a crescere e a migliorare sui propri errori. Già dai tempi dal Padova ha sempre avuto questa mentalità vincere, vincere, vincere. Ogni volta che prendi una partitella, almeno per la prima mezz'ora, non puoi parlargli neanche ciao. Sì, anche in partitina, quando facciamo le partitelle qui in allenamento, se dovesse perdere gli brucia. Il mio sogno è diventare il difensore più forte al mondo. Come obiettivo e il mio sogno principale è questo.
Gli altri sogni sono quello di poter alzare la Champions League e il Mondiale. Penso siano sogni grandi, però la vita va, secondo me, va sognata in grande, quindi mi piace pensarla così e spero un giorno che tutto questo si possa fare, si possa succedere.